Con questa riflessione vuole essere una riflessione sul lungo discorso fatto dal Santo Padre Giovanni Paolo II la notte della veglia proprio a Denver. Ho fatto il riassunto, sono una paginetta e mezza, erano 11 pagine, l'ho ridotto veramente all'osso, proprio per non essere. Per non essere e non dare fastidio a nessuno. Cercherò di anche essere veloce per non stancare chi ha sonno. Questo discorso di Giovanni Paolo II prende in considerazione due temi, la vita e l'ecologia, che saranno poi ripresi e ampliati recentemente da Papa Francesco nelle encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti. A partire dalla frase di Gesù in Giovanni, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, frase che abbiamo ascoltato nella domenica quarta del tempo di Pasqua, Cristo è colui che dona la vita in abbondanza. In questo discorso ci sono due atti di fede da parte del Papa. Il primo, Dio è creatore di tutto ciò che esiste. Sulla terra che ha creato ha posto l'uomo e la donna e disse loro, dominate su ogni essere vivente. Il posto speciale degli esseri umani tra tutto ciò che Dio ha creato sta nel fatto della partecipazione alla sollecitudine di Dio verso tutto il creato. Il Creatore ha veramente affidato a noi il mondo come dono e come responsabilità. Gesù dice agli Apostoli durante l'ultima cena che egli dà la vita in abbondanza. Ora la nostra vita è piena di mistero. In questi ultimi tempi sono stati fatti enormi progressi sulla conoscenza della vita naturale, ma sappiamo che esistono altre dimensioni della vita individuale e collettiva. Il nostro cuore inquieto cerca di dare i nostri limiti, come il pensare e l'amare. In mezzo a tante contraddizioni della vita, cerchiamo il vero significato della vita. Perché sono nato? Perché esisto? Avvertiamo la necessità di dare un senso alla nostra vita. Ci poniamo queste domande per cercare la verità sulla vita e non per sottrarci alla realtà e alla responsabilità. Ci preoccupiamo del dono della vita che Dio ci ha dato e abbiamo fiducia nelle parole del Buon Pastore. Crediamo nella vita, morte e risurrezione di Gesù, che il Padre rivela tutto il suo amore per tutti noi. Il secondo atto di fede del Papa si basa sulle parole di Pietro, quando Gesù domanda agli Apostoli, voi chi dite che io sia? Pietro risponde, tu sei Cristo, figlio del Dio vivente. Noi facciamo nostre queste parole di Pietro e crediamo che Gesù offre la vita per noi. Ma la morte attacca la vita. La morte è nemico della vita, è un intruso che frustra il nostro desiderio naturale di vivere. Questo è evidente quando la morte è prematura, violenta o nel caso di uccisione di innocenti. Nei 10 comandamenti dati a Mosè, scritti sulla pietra, troviamo non uccidere. Ma prima ancora questo comandamento era già nel cuore dell'uomo. Il primo a infrangerlo è stato Caino, quando uccise il fratello Abele. Cercò di sfuggire alla verità. Sono forse il guardiano di mio fratello? Ma la voce interiore gli diceva, sei un assassino. Questa voce era la coscienza, era Dio e non poteva essere messa a tacere.
e le minacce contro la vita continuano. Anzi, il XX secolo è considerato l'epoca di attacco massiccio e permanente contro la vita. E oggi ancora non è finita, purtroppo. Noi sosteniamo con la Chiesa che la vita è sempre sacra, dall'inizio alla fine naturale. Gli assassini e i suicidi, grazie ai social, diventano ormai avvenimenti banali. Grazie a falsi modelli di progresso, poi assistiamo a crescere di una mentalità di lotta e ostilità contro la vita, in modo speciale con l'aborto e l'eutanasia. Veri omicidi, rivendicati come diritti. E questo mentre Gesù vuole che noi abbiamo la vita. Meglio conosce ciò che minaccia la vita. Egli sa individuare ladri e mercenari. Si accorge di quanti giovani dissipano la loro esistenza con droga, alcol e violenza. Come Gesù, noi siamo custodi e guardiani dei nostri fratelli. Nel secondo tema, Papa Giovanni Paolo II, durante la veglia, esortava i giovani, partecipando a quell'incontro mondiale, a vedere il Creatore contemplando le bellezze delle sue creature. Farsi modelli di progresso stanno mettendo in pericolo l'equilibrio ecologico della Terra. L'intelligenza umana può scoprire la mano dell'artista nelle opere meravigliose che ha compiuto. La ragione può conoscere Dio per mezzo del libro della natura. È un Dio personale, infinitamente buono e saggio ed eterno, che trascende il mondo e nello stesso tempo è presente nel più intimo delle sue creature, come la sua bellezza nei cigli del campo, negli uccelli del cielo, nelle notti stellate, nei visi dei bimbi. Noi, fatti a somiglianza e immagine di Dio, non possiamo essere distruttori, ma buoni pastori e custodi dell'ambiente. Amen.